Polverino, state perdendo, state attaccando, però purtroppo la palla non entra, forse un po' di concretezza davanti. Sì, infatti, vabbè, stiamo giocando bene anche loro. Una bella partita, possiamo riprenderla, non è tutto finito. Ce la possiamo fare. Va bene ragazzi, in bocca al lupo. Grazie, crepi. Fierro, complimenti, state vincendo 2-1, la partita la state controllando. Cosa vi serve per chiuderla? Un po' di compattezza per centrocampo, perché loro giocano con un modulo diverso, non con i tre di difesa ma con i due. Quindi basta solo coprire un po' il centrocampo e possiamo portarla a casa, speriamo. Va bene, in bocca al lupo, crepi, Fierro. Crepi. Kennedy Stadium che si è vista ad affrontarsi Naples West Side contro Shakhtar, dove la partita è stata decretata ai rigori e ha vinto il Naples West Side. Do la medaglia di migliore in campo a Fierro. Andiamo un attimo da Esposito. Esposito, avete fatto una grande partita, purtroppo è una lotteria, i rigori sono una lotteria, quindi... È stata una partita molto equilibrata, è finita insomma 3 pari, quindi fino alla fine ce la siamo giocate tutte e 2 squadre, poi i rigori ovviamente non si sa mai chi vince. Vabbè, l'importante è aver giocato, insomma, per il mio parere insomma mi sono molto divertito qui solo. Siete usciti a testa alta con una grande squadra e voi altrettanto, quindi... Ci siamo divertiti e abbiamo giocato bene, poi lo fa niente, ci rifaremo al prossimo torneo. Complimenti a te stasera, hai fatto una bella partita con gol, hai mantenuto la difesa salda e nient'altro. A chi vuoi dedicare questo migliore in campo? A mia moglie e alle mie figlie. Ok. Ciao. Complimenti. Andiamo da Fierro. Fierro, hai fatto una doppietta, complimenti, avete vinto sui rigori. Devo dire la verità, di tutte e due le squadre mi siete piaciuti più voi, perché comunque siete arrivati più cinici sotto porta e avete fatto più conclusioni. Forse un po' la meritavate, devo dire la verità, però entrambe le squadre eravate comunque forti, entrambe comunque siete stati bravi entrambi. È stata una bella partita, infatti il pareggio, cioè tutto sommato è giusto. Abbiamo meritato secondo me la vittoria, perché le occasioni sono state tante, il portiere negli ultimi 5 minuti ha fatto 2 miracoli autentici. E quindi anche con lui al portiere, e ci è andata bene, perché di solito partite buone, tanti tiri e di solito la perdiamo. Questa volta l'abbiamo pareggiata, però i rigori sono sempre una lotteria, ci è andata bene. L'anno scorso abbiamo perso dei rigori. Ovviamente per questo quarto di finale, spero innanzitutto di trovare la rosa al completo, perché purtroppo siamo sempre a corto di uomini, queste partite alle 11, per così dire, ormai siamo tutti latinanti, però se squadra al completo possiamo giocarci alla fine secondo me. Va bene Fierro, a chi vuoi dedicare il migliore in campo? Sempre alla mia futura moglie, che il mercato di ormai mi ha dato per latitante. Allora, auguri. Grazie. Ciao ragazzi. Bocca al lupo per i quarti. Ciao ragazzi.